Eravamo in vacanza in Africa e una delle nostre ultime mete è stato il Parco Nazionale del Chobe in Botswana. Avevo comprato una fotocamera e adoro gli elefanti. Quando abbiamo visto un paio di elefanti giocare in acqua, ho pensato che fosse l'occasione ideale per provare la funzione video. Quindi questo è il primissimo video che ho fatto. Ho puntato la fotocamera su quei due giovani elefanti che giocavano in acqua. E poi, all'improvviso, ho sentito qualcuno urlare: «C'è un coccodrillo!» «C'è un coccodrillo! C'è un coccodrillo!» «Dove?» «C'è un coccodrillo lì!» Poi ho visto chiaramente il muso del coccodrillo spuntare fuori dall'acqua. E poi si è immerso nuovamente. Nessuno gli ha dato più peso. Ricordo che qualcuno poi ha chiesto al ranger che si trovava con noi sulla barca: «I coccodrilli attaccano mai gli elefanti?» E lui ha risposto: «No, no, non ho mai sentito una cosa del genere». Ma poi all'improvviso quello che dei due elefanti che giocavano in acqua era più avanti è indietreggiato all'improvviso urlando. Attaccato alla proboscide c'era il coccodrillo. Sospetto che sia andata così. Il coccodrillo era sott'acqua. Magari si è sentito minacciato. Quando i due elefanti si sono messi a giocare, ovviamente hanno agitato e smosso le acque nel punto in cui si trovava il coccodrillo. È allora che ha deciso di farsi notare mordendo la proboscide dell'elefante. L'elefante ha scosso la testa violentemente e il coccodrillo ha mollato la presa. L'elefante quindi ha girato i tacchi ed è corso fuori dall'acqua verso la macchia con la proboscide che sanguinava. Sappiamo che nella proboscide di un elefante ci sono circa 100.000 muscoli, oltre a numerosi vasi sanguigni e terminazioni nervose. Un morso alla proboscide, quindi, è sicuramente molto, molto doloroso. È stato orribile vedere il coccodrillo appeso alla proboscide dell'elefante, sentire i versi e assistere al dolore del malcapitato che scuoteva la testa cercando faticosamente di liberarsi. E poi c'era anche la gente che urlava alle mie spalle. Penso che l'elefante abbia avuto una reazione classica e immediata. Ha capito qual era la minaccia, ha reagito ed è uscito dall'acqua. Credo che ci penserà bene prima di tornare in quel luogo.